A 22 anni ha iniziato l'attività agonistica a 12, ottenendo successi in juniores e poi tra gli under 23, fino alla partecipazione nel 2017 al mondiale su strada in Norvegia, dove si classificò 18esimo. Sono alcune delle tante qualifiche di Giovanni Carboni, corridore locale di San Costanzo, che alla sesta tappa a Cassino, San Giovanni Rotondo del Giro d'Italia, ha ottenuto il secondo posto assoluto in classifica generale, aggiudicandosi la maglia bianca di miglior giovane della tappa. Il marchigiano si è trovato di fronte alla giornata più bella della sua giovane carriera. Con lui c'erano corridori molto più grandi ed esperti, ma non si è fatto trovare impreparato, sfidando i 12 atleti in gara, entrando nella fuga del giorno nella seconda frazione più lunga di questa corsa rosa, onorando di fatto la squadra della Bardiani di Reggio Emilia, di cui l'anno scorso è entrato tra i professionisti. Il debutto alla gara del giovane ha mobilitato tutto il paese di San Costanzo per il passaggio della tappa prevista per domani, accogliendo tra i corridori anche lo stesso Carboni. Come vedete alle mie spalle, San Costanzo è pronta per accogliere il passaggio del Giro d'Italia e di Giovanni Carboni. L'iniziativa degli allestimenti appunto per sostenere il giro è partita dai familiari e poi si è divulgata anche a tutti i cittadini del borgo. Se abbiamo un campioncino, diciamo, ecco. Campioncino. Va bene, ieri ha fatto una bella corsa e speriamo che qui passasse da solo, almeno lo approdiamo, no? Un ragazzo che sta andando bene, siamo orgogliosi di avere questo ragazzo così. Ad attendere il passaggio di Giovanni, oltre ai tanti cittadini, ci saranno anche i familiari, ancora increduli dei traguardi sportivi raggiunti, ma orgogliosi dei successi ottenuti. Suo figlio da ieri indossa la maglia bianca, è un motivo di orgoglio anche per la mamma. Tanto, tantissimo, emozionata, ho visto tutta la corsa logicamente. Non ci credo, ancora non ci credo, comunque è vero, speriamo che, dai, che la tenga ancora qualche giorno o che tutta la tappa, tutte le tappe, però sarà una bella impresa, però bello, bello, bello. Come è iniziato, diciamo, questa passione per lo sport, del ciclismo? È iniziata da esordiente, praticamente secondo anno esordiente, 13 anni, 13-14 anni, ha voluto provare questa bici e così è iniziata l'avventura. E puntava sempre a fare sempre meglio, sempre bene. Sono tutti emozionati, vedo, ti chiedono tutti, dicono complimenti, bello, è bello. Anche chi non ha mai guardato le corse si è messo davanti alla TV a guardare la corsa. Ecco. Una passione che accomuna entrambi i fratelli, quella del ciclismo. Sì, dai, i fratelli e tutta la famiglia, perché a partire da babbo siamo tutti ciclisti e ci ha trasmesso lui questa passione, ed è una passione bellissima che stiamo cercando di coltivare al meglio. Orgoglio e tanta emozione, perché vederlo ieri lì davanti è stato veramente bello. Noi sappiamo che è forte, sappiamo quanto vale, ma non ce l'aspettavamo sinceramente. E è stata una cosa veramente fantastica.